Dopo l'esposizione a Rio de Janeiro in occasione delle Paralimpiadi 2016, è tornata a Torino, allestita nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, Abilitart, la mostra su arte e disabilità realizzata dagli allievi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. In esposizione fino al 28 aprile, opere individuali e collettive che esprimono la forza, la creatività e il dinamismo che portano a superare i nostri limiti, come dimostrano gli atleti paralimpici. Abilitarte è una mostra che stiamo ospitando in Consiglio regionale, è una mostra straordinaria perché è il perfetto connubio tra due linguaggi universali, il linguaggio dello sport che è inclusione, abbattimento di muri, valorizzazione della persona, del singolo, dell'io, la creatività straordinaria degli studenti dell'Accademia Albertina. E tra l'altro vedere giovani artisti nel Palazzo Regionale, che è un palazzo che non appartiene ai politici, non appartiene alla politica, ma appartiene alla comunità, la straordinaria creatività si incrocia con questi due linguaggi di inclusione. Oggi noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere e la responsabilità di essere facilitatori dell'incrocio di queste buone pratiche, il linguaggio della verità. Professore, qual è lo scopo di questo progetto? Dunque, lo scopo di questo progetto è stato quello di sensibilizzare i nostri giovani in un ambito che è quello della disabilità e dello sport. In questa relazione far crescere in loro i valori che sono tipici di questo ambiente sportivo molto particolare, che è quello della volontà, della determinazione, del superamento del limite.